Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo episodio di Resident Evil 2. Allora raga, 99% raga, questo è l'ultimo maledettissimo episodio. Adesso dobbiamo tornare indietro. Dobbiamo praticamente tornare indietro e possiamo andare, se non sbaglio. Allora, dobbiamo trovare, abbiamo detto, la chiave, dobbiamo trovare la master key. Ci serve la master key per poter accedere. Ah, no, ok, mi sono appena ricordato. La master key ci serve alla fine. Ci serve alla fine la master key. Ma raga, non è normale sta cosa. Ma fammi andare prima qua dentro. Ma qui sappiamo che c'è la safe room, nel quale possiamo effettivamente salvare la partita. Cos'è? Non me ne frega un cazzo. Controlliamo che Sherry sia qui dentro. Sherry? Where is she? E ovviamente lei non c'è. Quindi adesso sarà un gira e rigira per poter trovare, per poterla trovare sostanzialmente. Tra l'altro ricordiamoci che dobbiamo fare il secondo, poi le seconde impronte digitali dobbiamo fare con Claire. Ok, questo ovviamente come sappiamo è l'ultima area di gioco, ovvero il laboratorio segreto della Umbrella. Fatemi vedere, non c'è il fusibile, quindi dobbiamo riattivare un'altra volta tutto. Dobbiamo andare prima a destra, almeno mi sembra prima a destra. All'interno. Che cacchio mi dici? La chiave del laboratorio. Queste sono grandi normali. No, non lo voglio. Prega, io. Uscita a quest'ora del mattino. Ah.
che cacchio mi sono dimenticato? Oh, uno dei documenti. Che... Ovviamente, raga, dobbiamo adesso andare nell'altra stanza della coso a pasta. Allora, dobbiamo andare a creare il fusibile. Anche perché, raga, la chiave serve apposta. Me le ricordo a memoria. Devi accendere la luce. Vaffanculo. Oh, l'ho eliminato. Wow. Cos'è? Delle granate. Io me faccio un tubo. Ah, mi sembra che questo mi serva per creare il vaccino, poi... No, beh, niente spoiler, raga. Però vi dico, forse se il macchinario che penso io mi servirà più avanti per Sherry. Vi dico solo questo. Parli di spoiler, non è il caso. Eccolo. Adesso questo fusibile ovviamente dobbiamo andare a usarlo nell'unico luogo disponibile. Ora però, ah no, non possiamo ancora aprire la porta. Porca di quella troia! Ok. Andiamo prima a destra, andiamo. Prima a destra, che è meglio, secondo me. Qui serve il disco MO. Devo dire che bene o male, a parte la prima area nella stazione di polizia, nel quale non mi ricordavo dove prendere un paio di oggetti, sto andando veramente spedito, sto andando. Cioè, siamo già arrivati, intendiamoci, al laboratorio. Nell'ultima area di gioco, ok che il titolo bene o male di per sé, se lo conosci, non dura tantissimo, parliamo un paio d'ore, dura al massimo, però due ore e mezzo. Allora andiamo prima di qua. No, aspetta, no dall'altra parte, ricordiamo, prima dobbiamo andiamo prima di qua. Lì vabbè c'è il coso delle... Non mi ricordo se qui c'era qualcosa di utile. Ma credo proprio di sì. Sì. E adesso andiamo nell'altra stanza. Ah, ecco.
Quindi ho fatto comunque bene a prescindere da andare nell'altra stanza per prima. Purtroppo certe cose non me le ricordo. È morto. Perfetto. Scusami. Ah, ok, abbiamo finito, abbiamo finito. Adesso dobbiamo fare una roba, dobbiamo fare. Dobbiamo tornare indietro. Gli occhi. Adesso. No, 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 aspetta, dobbiamo andare nell'area fredda, dobbiamo andare nell'area ovest. Nell'area est dobbiamo andare, scusate, pardon, volevo dire. Nell'area est, l'area ovest è fatta. Che scemo. Raga, sono scemo delle volte. Non so niente da fare. Andare nell'area est. Affari scemi. No, raga, dobbiamo fare questo, vi faccio vedere. Tra l'altro di Resident Evil 2 voi non lo sapete, ma doveva uscire anche una versione per Game Boy Advance, che ahimè venne purtroppo cancellata, così come venne cancellato il porting del primo Resident Evil per Game Boy Color. Porting che ad oggi su internet le ROM prototipo si trovano, non è che non si trovano, però diciamo che sapete come non è. Va bene, dai, prendiamo, non si sa mai. Ci deve essere qualcosa, se mi ha fatto entrare qua dentro, ci deve essere qualcosa che... Mi sto scordando. A meno che non mi viene da... La mia domanda è quella, Firum Key. Fatemi vedere un attimino. Power. E che cazzo devo fare? Cazzo devo fare? Nemmeno. Ci deve essere una stanza che mi sono scordato. Perché se no non si spiega la cosa. Aspetta, sì, ho capito! Ho capito dove va quella stanza! Dove va quella chiave, sì! Mi sono ricordato, fermi tutti, mi sono ricordato! Prepariamoci che tra poco ti affronto il Tyrant. Per non fantarmi sa Mr. X. Ho capito, sì! Usciamo da qui.
power room key. Sono un genio, sono un fottuto genio. Sono un fottutissimo genio. Quindi? Non ce l'ho più a lanciare altri. La trasformazione di Mr. X. Sherry, where are you? Where is she? Sì, ci siamo, regà. Ci siamo. La fine si sta avvicinando, regà. Poi a occuparsi della ragazzina. No. Ci siamo, raga, è fatta. Anche la storia di Claire dello scenario B l'abbiamo quasi portata a termine. Comunque, ragazzi, 72 achievement, tanti, andiamoci. Vabbè che Resident Evil non è un gioco che finisce 448, però è pure che... Allora, dobbiamo... Sì, perché ricordiamo che sarà è prima Claire ad arrivare al, al coso. Ad arrivare al treno, che poi dopo Leon si unisce. Ecco, vabbè, qui c'è l'ultimo baule che ci servirà. Chiave della piattaforma. E l'ultimo coso di salvataggio nel caso volessimo prepararci prima della battaglia imminente. Ma con un cazzo di lanciarazzi tra le mie mani, infinito poi tra l'altro. Se volete che mi prepari. Sono già pronto a fare il culo al Tyrant. Poi raga, quando si ha confidenza con il gioco addirittura si può arrivare a completarlo senza minimamente toccare il salvataggio. Ci siamo. Dobbiamo andare dall'altra parte, attivare il generatore per far partire il treno. E poi arriva il Tyrant X per la battaglia finale.
Vai, vai. Eccolo! Un colpo in basta. Un colpo dritto al cuore. You lose, big guy. You lose, big guy. Invece di ogni game over. Pensavi davvero di battermi? Avevo un fottuto lanciarazzi e non avevo paura di usarlo. Adesso, regà, possiamo scappare. La speedrun normalmente la speedrun del gioco finisce soltanto quando praticamente dopo i titoli di coda. È fatta. Vedi, dall'altra parte. Va, va in culo. Oddio, devo sbrigarmi perché mannaggia santa, qui rischio di fare il game over, rischio. Se faccio game over, raga, cazzi, non so cazzi mari perché. Non ci ho minimamente pensato, raga. Ok, adesso posso andare. Adesso è fatta, raga. Perché il Tyrant l'abbiamo sconfitto. Vai, vai. È fatta! Quest'ultimo filmato, raga, ve lo faccio vedere per una ragione. Leon poi ha sconfitto William. Prima avventura di Leon e Claire rimarrà sempre esemplare. My God has protected you. It will always be with you. Claire. Sherry. Pensavate che finisse così, perché normalmente questo sarebbe il finale dello scenario A. Claire sarebbe normalmente. Pensavate che fosse finita. What was that?
Equipaggia di sto stronzo. Warning, biohazardous outbreak imminent. The emergency system has been activated. This train will detonate. Repeat, this train will detonate. No! What's wrong with this thing? I don't know. The door. Dai, muoviamoci. Tutti penseranno, vabbè, William è morto ormai. Ci ha pensato Leon. Ebbene ragazzi, dico ni perché eccolo, è arrivato. Dovremo affrontare William nella sua forma finale, ma con un maledetto lanciarazzi, raga, che partito. Claire, sparagli! Basta un colpo di lanciarazzi e abbiamo finito! Finita? Mi sa che è finita, mo è finita sul serio! Ci è voluto più di un colpo, però è andato. Mo è morto, sul serio è morto. Mo è morto sul serio e questo è il vero finale, filmato finale. Warning, the self-destruct system has been activated. Each train compartment will detonate sequentially. Repeat. What? Leon, stop the train! I can't. The door to the control room is locked. What? E quello sta ancora. Sherry, get back! Are you okay, Sherry? I'm okay. Where's Leon? Leon? Leon! Right here. Leon! You're both safe. Just die. We've got to get out of here. Move it! Go! Fuori dalla linea ferroviaria. Per fortuna. That was a close one. That was pretty impressive back there, Sherry. It was nothing. I saw someone do that on TV once. Come on. We've got to move out. Now what's the problem? Is something following us? Hey, we still have a job to do. Let's go. Go? Oh, you can't mean. Chris, I have to find you. And
E abbiamo finito anche la run da parte di Claire con lo scenario B. È stata impegnativa, raga, perché purtroppo, ripeto, non me la ricordavo bene. Però io e Rigila ce l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto tutto bene o male. Abbastanza velocemente. Vediamo un po' il finale di Claire. Allora, 3 salvataggi, 2 ore e 30. Beh dai, siamo lì alla fine. Cioè, non, forse una 7 minuti in più rispetto alla run di Leon ci ho messo. Va bene. Puoi giocare un altro scenario. Non sto. X Battle One. Cos'è sta roba? No raga, mo sono curioso di vedere, sono curioso. Quindi se noi facciamo range mod, extreme battle, questo è nuovo, non l'ho mai sentito. Questo c'è fra Leon e scegliamo Leon. Penso sia una roba... Penso che sia una roba tipo la modalità mercenari, una roba del genere. Magari... Ora faccio un attimo una prova, raga, per vedere che cosa si sono inventati. Anzi no, facciamo una cosa, questa modalità ce la teniamo buona, la X Battle ce la voglio, me la voglio tenere buona per le live, per quando sarà che faremo le live. Va bene ragazzi, allora che dire, se questa live vi è piaciuta, se questo video, questa serie vi è piaciuta, vi ricordo di lasciarmi un like e un commento, vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ricordo di commentare, di condividere. Ora vi ricordo che quando sarà che avrò caricato tutte le puntate faremo in live la run di Claire dal punto di vista A, la run di Leon dallo scenario B, e poi andremo a vedere cosa accadrà nelle robe alternative, andremo a vedere. Io che dire, vi saluto, vi ringrazio e ci rivediamo alla prossima.